29 giugno. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore. Ebrei 12:28. Riconoscenza, riverenza e timore. La seconda attitudine di cui parliamo è la riverenza. Essa, insieme alle altre due, è elemento essenziale per essere approvati da Dio. Essere riverenti vuol dire portare rispetto e obbedienza sotto missione. Questa parola, perciò, delinea due aspetti essenziali: il rispetto e l'obbedienza. Essere rispettosi vuol dire avere un'alta considerazione di qualcosa o qualcuno, da non mancare alla sua dignità. Essere obbedienti, invece, vuol dire ottemperare e seguire un ordine. Siamo noi riverenti nei confronti del nostro Signore. Gli diamo tutto il nostro rispetto dovuto, nel pieno significato del suo termine. E gli siamo obbedienti, probabilmente non sempre come dovremo. Ricerchiamo una maggiore comunione con Lui per imparare a rispettarlo e obbedirlo. È poco il tempo che trascorriamo in preghiera. Troppo spesso gli eleviamo preghiere fugaci. Come possiamo avere rispetto e obbedienza se lo conosciamo appena? Trascorriamo più tempo in sua presenza e sarà naturale essergli riverenti.